in questi giorni che ci accompagnano progressivamente verso la primavera, in alcuni ambienti dei nostri territori vediamo che la fioritura e lo sviluppo delle piante sono ormai in uno stadio piuttosto avanzato. È proprio in questi ambienti che troviamo alcune fioriture interessanti che ci raccontano qualcosa anche della loro storia. Un primo esempio è rappresentato dalla Veronica persica, o Veronica di Persia. Questa è una piccola piantina che ha un fusto strisciante, quindi è un fusto che corre sul terreno con la funzione di esplorarlo e quindi di colonizzarlo via via sempre di più. Ed è una pianta che, nonostante sia estremamente diffusa nei nostri territori, pensiamo ai nostri giardini, ma in particolar modo ai nostri orti, gli ambienti più disturbati, è una specie che ha origini ben lontane dall'Italia. Infatti, come dice il nome, Veronica di Persia, è originaria proprio di quella regione, però ormai è ubiquitaria, quindi è presente praticamente in gran parte dei territori del mondo. Ma se guardiamo gli ambienti dei muretti a secco, dei muretti in generale, possiamo trovare un'altra fioritura che dal punto di vista ecologico è molto interessante, perché si chiama Erodium cicutarium, che è una parente del geranio, è una geraniacea, e l'aspetto interessantissimo secondo me è rappresentato proprio dai suoi frutti, perché questi formano una sorta di becco. I semi poi vengono rilasciati e nel momento in cui questi semi arrivano a toccare il terreno iniziano ad arrotolarsi su loro stessi, in questo modo riescono a penetrare piano piano il terreno come fossero una trivella e così riescono a ritagliarsi uno spazio in cui poter germinare.